Benvenuti in questa lezione. Io parlerò oggi del palm mute, ovvero sia questa tecnica di forse conosciuta anche meglio in Italia come stoppato. Appoggiamo quindi la mano dove vedete che la corda passa sul ponte, leggermente più avanti, ma proprio parliamo di qualche millimetro, e il suono che otteniamo è questo. Quindi in sostanza a vuoto abbiamo la vibrazione della corda, col palm mute chiudiamo, diciamo, la corda, quindi otteniamo un doppio effetto, uno che è quello sonoro, cioè questo è un suono molto particolare, molto utile soprattutto quando ci troviamo con distorti molto aggressivi. Ma può essere usato anche come stoppato, quindi quindi in sostanza questa mano, come dire, aprendo e chiudendo, crea un effetto molto utile. Innanzitutto, come dicevo, smorza delle frequenze, quindi se ci troviamo con un suono, un feedback che in quel momento non vogliamo avere dell'amplificatore, è una posizione proprio della mano destra che dobbiamo conoscere, riconoscere. Non possiamo fermare le corde così, cioè creiamo un rumore, ma appoggiamo. Può essere usata per chiudere l'accordo in modo dolce. Vediamo quindi quale può essere lo studio. Prendete dei bicordi, se conoscete questo riff, insomma, di accompagnamento del blues in Mi, invece di suonarlo, che esce un suono un po' più rock and roll, utilizziamo il palm mute. Il suono cambia e cambia anche la gestione ritmica. Come dicevamo, può essere usata anche per le stop note. Senza palm mute sarebbe così. Bruttissimo. Ok, e può essere usata anche, diciamo, nei vostri fraseggi. Abbiamo visto in una lezione, abbiamo visto i legati. Sicuramente anche i legati possono essere usati col palm mute. Si viene a creare un effetto stoppato, quasi percussivo. Gli accompagnamenti. Ok, proviamo col distorto. Senza. Ok, suono aperto, suono chiuso, quindi
un accompagnamento con bicorni. Senza. Ok, degli accordi. Senza. Buona musica su www.corradoponis.com.